chiamo non rispondi. Io faccio lo stesso perché snobby. Ci perdiamo nelle chiacchiere e negli occhi. E lo so che quando esagero mi stoppi. Di solito messaggio con due spunte che diventano blu, però non subito. Devi solo trovare le parole giuste. Ciao a tutti, feliz regresso, figli della me. Come state? Figli della raga, hai detto? Figli della ragade. Ah, la ragade. Come state? Bene, grazie. È da un po' che non chiedo come state, sono abbastanza interessato a sapere. Sì, cosa. Ti vedo. È andata bene a scuola? Ti vedo interessato. Scrivetemi qua sotto come state, perché io vorrei. Mi scrivete ieri sera cosa avete mangiato e quello che ha mangiato polpette al sugo vincerà un fantastico premio. Ma attenzione, se scrivete ho mangiato polpette al sugo ma poi non è vero, poi riscriviamo i genitori. Iniziamo subito con la reaction a Lazza con Gue Pequeño, sì. Però voi iniziate subito a mettere like, condividere, commentare, iscrivervi, disiscrivervi, mettere il dislike, comunque interagite con sta roba, che così almeno. Ma sei stato bravissimo. Hai visto che bravo, vai. Ho imparato. Ski mask, quindi passa montagna di Gucci, yeah. Produzione Lo Kid, con la scuola se non lo mu, ma è Lazza, questa è una merda per scopa, mi sono una pussy Miss Italia, è diventato Gue Pequeño, la merda della scena è una cazzo, mi fischi, sarai tipo un ben di Dio, già se vuoi vendere i dischi puoi farti assumere il mio, io chiamo solo se paghi, lo metto solo per fashion, lo metto solo perché è fashion, non è che ci fanno la figlia, vabbè, DPG è diventato, è merda, però sicuramente ha un significato, dopo andiamo a leggere. Ai, è diventato Salmo qua. Non rispetto questi mezzi artisti, odio quelle tipe che hanno un cane. Sta esagerando, ora sto immaginando. Oh, però lui c'ha una bella tecnica. Meglio la seconda strofa, eh. Le donne che soffrono con la posta. Vai Gue! Sulla figa, gnata un player, Premier Liga, yeah. Scapo e volo a riga, yeah. Capitale sempre della Letti e Nessicogna. So di qua, quali sei dei Bigos. Quando è uscito il tuo singolo, ero con quella tua. Quindi noi mai più in chi, mai Tutto cucci con la tua. Oh, solo la prima strofa, non sì, questa è bella. Bordo pure lo schipasso. Vabbè, basta. Beh, allora la prima strofa di Lazza era la merda. Non mi è piaciuta per niente. Lazza, tu lo sai che ti voglio bene, però quella a me. Poi ritornello, vabbè. No, stare. La DPG non è una roba. Era la DPG brutto. La seconda strofa si è partita che sembrava Salmo come flow, però poi è spaccato. Sì, è un botto. Mi è piaciuto anche il strofa. Mi è piaciuto anche il adesso poi leggiamo il testo dopo. Il testo, sì. Strofa di Gue ha spaccato. Gue mi ha fatto ridere un botto. Gue ha fatto il suo personaggio giusto, tamarro, giusto, che sì. A me non piace, ma scrive le cose del suo, sì, personaggio. Sì, no, ci sta. A me piace Gue. A me piace Gue. Non so, sei un malandrino di merda. No, tranne quando fa tu il malandrino di merda. Che non ci crede nessuno. Sei un malandrino di merda. Sì, tu. Sì. Allora, leggiamo questo proprio di testo. Però col significato che gli dà Fada. Col significato che è interpretato dagli Arcade Boys. Paga sta quota, così mangiamo da Nobu. Sarà cinese. Tokyo, no, sushi. Buono. Qua vuol dire che la sua riscatta sociale è che se tu mi dai soldi per quello che faccio, quindi un ipotetico live. Gucci e sushi. Io subito, per festeggiare questa bellezza, visto che io purtroppo non ho mai sociale avuto la possibilità, vado subito da Nobu a mangiare. Ricordatevi che la riscatta sociale del rap è mangiare sushi. No, aspetta, fermo. La riscatta sociale del rap non è uno stato che ti tiene al limite del terzo mondo, che non ti dà istruzione, non ti dà servizi, non ti dà un lavoro, non ti dà sbocchi per il futuro. Il riscatto sociale del rap non è, ti prego, non è dall'essere destinato a morire ignorante come una merda, fare dell'arte ed esprimere il tuo disagio e i problemi sociali. No, il riscatto sociale del rap è comprarsi Gucci e mangiare sushi. Sei vecchio. Sì, quello è il riscatto sociale. Allora, era la prima strofa. Mi vuoi far andare avanti? Floppa una mera. Mai no, sentito. Spacco la scuola. Spacco la suola. La suola. Spacco la suola. Ma lui intendeva scuola, non hai capito niente. Come non fossero l'Ubu. Ah, lui ha le scarpe costose, ma le rompe lo stesso perché vuole vedere lo spreco. Lo so che è peccato, comunque. Anche la seconda strofa è dedicata a una Floppa una mera. Mi fai finire la traduzione? Non sei Missy Elliott, sei una pussy. Miss allora, Italia. Floppa una mera. Leggiamo un pezzo a caso, tanto non cambia niente. Saltiamo ogni quattro frasi. Cioè, leggiamo una frase ogni quattro, tanto il significato non cambia. Leggiamo una frase e ne saltiamo quattro. Ok. No? E poi riprendiamo la frase dopo, Madonna, saltando le quattro. Ma un macello, lo sai. Sì, tanto non cambia il suo. Allora, Floppa una mera. Sì, ma hai finito la broda. Frate, la scena è una groupie. Vuole la coca. Già stesa. Ma però
quella è una doppia. Io ti amo solo se paghi, non raccontarmi una storia. Alleggerisco la pila, Gucci ski mask, copre sta faccia da plaza, come se fosse a casa, ho fatto anche la rima. Va bene, basta, diciamolo bene questo, okay, perché questo è figo. Il primo pezzo, fai le doppie, lo potete mettere come cazzo volete, è uguale, tanto è palindromo. Adesso hai imparato a dire palindromo. Sì. Faccio le doppie o fai no, io, tu o leggi e io spiego o io leggo e tu spieghi, scegli. Però spiegazione veloce. Spiegazione veloce. Io leggo, chi la dura la vince, ae, o almeno così si dice. Ovviamente ae. Qua Lazza dice che se tieni duro, nonostante tutte le avversità della vita, potrai sicuramente riuscire in quello che stai facendo. O almeno così dicono. Se fai il mio nome poi cambi cognome, come mio Michael in GTA 5. Non devi parlare di me alla gente perché non hai la mia classe sociale, quindi se parli di me attento perché poi potrebbe succedere qualche ritorsione, ma non da parte mia, da parte dei produttori della Rockstar Games. Sì, bravo. Non mi servono spinte. Lei c'ha il culo da Spielberg. Non mi serve che tu mi aiuti a salire in alto perché io ho già una bellissima donna al mio fianco. Ebrea. Sì. Che Spielberg. Non ti faccio sedere al mio tavolo se sei una spia come Splinter. Allora, Splinter Cell, non Splinter del Tartarughe Ninja. Invece secondo me tu stai sbagliando, perché in questo momento Lazza vuole dire che lui stava dalla parte del tecnodromo. Ma lui non era una spia Splinter, era, beh, un... era un po' una, era un samurai del merda. Non rispetto questi mezzi artisti e nemmeno chi ci va in fissa. Odio quelle tipe che hanno un cane per aprirgli un profilo Insta. Calderone. Buttiamola lì, dai. Sì, lo so, prima ero da solo, stavo seduto là fuori da quel bar gelando. Passava le giornate a non fare nulla perché si sentiva solo. Ora sto margelando, Flo fa brutto come in coso. Margelando, andiamo a vedere cos'è marge, perché io, non sapete che noi siamo ignoranti. Ah, le marche, so. Ah, le ok, marche, adesso sta indossando delle scarpe bellissime, quindi bravo. La mia vita è completa perché ho finalmente raggiunto la classe sociale che mi permette di poter indossare determinate scarpe che prima che sono la non potevo sociale. Perché mi avevo il bianchino al bar. Cioè, baby, non voglio che piangi. Sì. Lo so, ma ho le donne che soffrono con l'apostrofo. Io non vorrei che tu piangi perché sei troppo innamorata di me, perché sono un adone. Io sono bellissimo e perfetto. Bellissimo. Bello. Però le donne che si offrono. Senti un posto al sole, ma qua piove. No, sempre. Senti un posto flow, scusa, ti sei dimenticato. Ah, scusami. Allora, col mio flow potresti cercare un posto al sole, ma qua qui piove sempre. Nonostante il mio flow bellissimo. Spero piova soldi, fra. O piove per niente. Giustamente, diceva che piove. Cosa prombra da fare? Aprimi la cassa che ho fame, se piovono i soldi. Nel caso dovesse mai succedere che lui riceva questa grossa e ingente somma di denaro, la prima cosa che farebbe, come dice nella prima... è comprarsi le scarpe belle. No, nella prima strofa andrebbe a mangiare da Nobu. Ah, sì, ok. Quindi, bravo. Molto bella che riprendi la prima strofa. A cosa servono i soldi? Ai vestiti da ricchione e a mangiare il sushi. Beh, noi... Sulla figa si rasa e si lascia una G disegnata. Quando la mia ragazza prende cura del suo corpo, io vorrei che lei utilizzasse perlomeno l'iniziale del mio nome d'arte per poter essere riconoscibile. Ecco. Ho una Premier League. Ho un player. Posso disfarla e se resta impregnata, scappo e volo a Riga, capitale della Lettonia. Ti dà anche una lezione di geografia. Certo, bellissimo. Capitale Riga, Lettonia, capitale Riga, no, densità, lui non, abitanti, lui non dice, monarchia costituzionale, repubblica parlamentare. Non facendo uso di sostanze stupefacenti, perché è noto uomo pulito e comunque anche pro Giovanardi, dice io preferisco andare in Lettonia, sì, che comunque sì, sono fissa. Delta integrale con la Lettone, io. Sì. Ebbene sì, Hennessy, cognac, soldi qua, soldi là, quante cazzate, frate, non siete forse amigos. C'è una sporca, sì, non Sì, non siete Migos, anzi mi sembrate che tanto parlate che fate la Digos. Questo non si può raccontare, avete capito? È bellissimo, questo vale tutto il disco. Sì. Qual disco? Di chi? Disco di qualcuno. Quando è uscito il tuo singolo, ero con quella tua amica a Mykonos. Quando è uscito il tuo album, ero a Miami e facevo un trio. Qua dice che comunque quando, ogni volta si che prende tu, cura delle... ogni volta che tu fai canzoni lui chiama. No, non hai capito niente, vedi che sei ancora con quell'immaginario che fortunatamente ha la compagnia delle tue amiche e va a Mykonos, perché comunque gli tengo la possibilità di scrivere singoli con lui. Hai ragione, il timing. Allora, quindi non li ho sentiti, quindi noi mai pentiti. Ah, certo. La mia bici imperiale, Nefertiti. Vedi? Il papiro. Sempre l'occhiale gangsta Fendi. Sì. Ti fotto Gucci con la Gucci Mask. Mentre prima diceva Lazza, io la Gucci non la indosso per fare le rapine. Lui invece, ma è giusto perché mi piace. Lui dice, a me non mi interessa di quello che dici tu, io preferisco. Vengo sulla lingua come Loki Task. Benissimo. Vuoi la trap? Vieni da me, zio. Porta lo snowboard e pure lo ski pass. Che tanto di quella. Scemo. Perché lui ti porta la freschezza.
Ho capito. Pensavo ad altro io. Non sapevo come girarmi. E vabbè, niente, come sempre, che Pechegno si riconferma. Capo il discorso. Capo il discorso della... No! Della milanesità. Della trappola. Coca. No, sushi non è e Gucci. Non è capito. Zitti. Neve. Neve. Amiche che comunque... Che sono amiche. Allora, Fregna. No. Gucci. Fidanzatine. Donne. Ecco, grazie. Freschezza. Freschezza. Sushi e Gucci. Basta, questo quindi, è il rap. Secondo me. Ma dopo un po' non si rompono i coglioni. Ha scritto una bellissima strofa. Io me l'ascolterei, però. Allora, bello flow. G.I. Joe. Bello il flow. Flow, G.I. Joe. Lazza. White Snake. Lazza, io ti sei, odio. Sei mio fratello, te lo giuro. Io ti odio, Lazza. Per favore, hai fatto quella canzone con bello forte. Bello, ti ricordi a modo Gervo. Bello quel pezzo, Lazza. Comunque, Lo Kid, hai fatto una bella produzione. Lo Kid è l'unico che non pippa mai, che non mangia sushi, che è omosessuale e che si veste Decathlon. È scritto qua su Genius, ragazzi. C'è scritto su Genius, raga. Cioè, proprio nelle note. Genius. A proposito di Lo Kid. A proposito di Lo Kid. Lo Kid. Ah, a proposito. Omosessuale, dichiarato dal 2016. Sì. Veste solo Decathlon. Sì. Gli fa schifo il sushi e comunque non è un modaiolo. Bravo. E si tiene ben lontano da determinate mode. E no, lui vuole pippare la pina. No, no. Lui vorrebbe abusare di determinate sostanze, ma siccome è povero, gli vendono il muro grattato. Vabbè, quindi satira, comunque, Lo Kid, non ti arrabbiare che è satira. Lo Kid non fa come l'altro minchia. Mi hai detto cose non vere, le ha dette Genius, non le ho dette io. Ciao! Oh.